bene, allora oggi sono qui con un caro amico, e è venuto a trovarmi Gabriele Garbotti. Ciao Massimo, ciao a tutti, ciao, bentrovati. Stavo però canticchiando nella testa la sigla perché è bellissima. È bella, eh? È veramente figa. Aglio, sì, olio, sì. Peperoncino. Poi chiude con pecorino, quindi è una felicità, è una gioia vera. Diciamo pecorinesca come tu. Noi. Preferisci pecorino o parmigiano? Io ti tipo, il pecorino non mi dispiace. Perché gli dà quel che? Quel brio, diventa sì. Frizzantina, no? La pasta. Esatto. Io esempio lo metto sotto, poi metto un po' di pasta, sì. In mezzo altro pecorino, ancora pasta e pure sopra. Quindi proprio molto pecoreccia. Comunque. Pecoreccia. Non contento, giro e poi lo rimetto sopra crudo. Una spolveratina di pecorino. Fantastico. Mi piace un po', ecco, sì. Bene, oh, sono proprio contento che pure sei io. Venuto qua. Grazie dell'invito, sono contento di essere nella tua cucina, che esatto, tra l'altro è arredata in maniera molto molto bella, quasi svedese. Beh sì, dobbiamo dire, noi abbiamo insomma Alessio Pizzotti che ci ha dato una grossa mano per... Insospettabilmente per... arredatore. Esatto. Io lo conoscevo come grande pianista, grande musicista, invece... È che lui è un preciso e quindi gli piace fare le cose per bene e l'abbiamo fatto insieme, ma insomma è abbastanza svedese, effettivamente svedese. Ci sono... Delle cose, sì, degli scandinava, elementi svedesi. Diciamo, sì. Poi sì. Parlavamo di disturbo ossessivo compulsivo, no? Quindi possiamo anche notare la composizione italica degli ingredienti che andranno a comporre la pasta. Certamente, perché siamo fieri di essere italiani. Sempre. In cucina soprattutto, non so perché. Beh, poi caspita. Specialmente all'estero quando ci si trova pure, no? Sì, tra sì. Italiani. Ma noi diciamo sempre, no, la nostra cucina è la migliore. Ok, c'è il gusto, quello non va mai sottovalutato, perché comunque c'è chi può piacere più la fusion, c'è chi può piacere di più il cibo, non so, io parlavamo di Svezia, svedese, scandinavo, noi abbiamo fatto una vacanza a Copenaghen, abbiamo mangiato le aringhe marinate, cioè, buono, uh-huh. Però io mi sento di dire senza timore di smentita che la nostra cucina è la migliore del mondo. Assolutamente sì, ma anche perché è una cucina semplice tutto sommato e oggi ve ne daremo dimostrazione, sì, perché sì. Quest'oggi prepareremo veramente un piatto semplice. Di quelli proprio che diciamo tra ragazzi ci si trova, prima parlavamo appunto del fatto di periodi vissuti da single, così ci si trova appunto a dovercela cavare in cucina e quest'oggi che dici, ce la vogliamo cavare? Secondo me sì, sì, dicevi bene, perché proprio da single io per necessità e per non mangiare solamente tonno in scatola, per esatto. Dire, oppure le insalatissime, quelle che le apri e ti arriva quel bello odore di qualsiasi cosa e non lo sì, sapremo mai. Non sai cos'è. Non sai cos'è. Ma un po' ti rimane anche per giorni. Insomma, sì. Giorni. Ho dovuto imparare per necessità a sostentarmi con qualcosa sì. di cucinato sì. e quindi la pasta italiana, pomodoro, basilico e dicevamo prima formaggio grattugiato. E formaggio grattugiato. Quindi diventa proprio la nostra bandiera, il tricolore. Fantastico. Beh, io direi allora a questo punto andiamo ai fornelli. Andiamo ai fornelli. Ti vedo preparato. Sì. Poi diventa anche divertente uh-huh. Proprio il discorso della preparazione. Allora, vedi per esempio, no? Sì. Io amo la cipolla. Mm-hmm. Sai, non tutti, cioè ci sono anche persone che comunque la cipolla gli dà un po' fastidio, però a me piace personalmente. Pure a me. Io senza cipolla non c'ho gusto. Sì, è una bomba, cioè qualcosa che comunque dà vita proprio al piatto. C'è due tipi di cipolla, addirittura sì. Bianca e rossa. Bianca e rossa, perché a me piace il fatto che la bianca, diciamo così, condisca e impreziosisca il soffritto. Ok. Però poi mi piace il sapore della cipolla rossa di Tropea. Ok, certo. Che dà proprio il carattere alla okay, pasta okay. Perché comunque vuoi o non vuoi pasta basilico e pomodoro deve avere un qualcosa che caratterizzi appunto la persona che la sta cucinando. In effetti questa è caratterizzata dalla tua personalità in questo caso e c'ha anche il suo insomma specifico nome che sarebbe? Allora io sempre per il discorso da single qui diamo un titolo alle cose esatto. La Gabriello okay, la Gabriello che è una pasta che dico io mi cucino da solo come puoi chiamarla, se mi chiamo Gabriella la chiamo Gabriello. Certo, il classico invito del tipo vieni che ti preparo una Gabriello. Esatto, ti faccio vedere la mia collezione di Gabriello. E poi però nel tempo, dato che ho pensato e ho scoperto che mi piacesse da morire. Ah, ok. Gli ho dato un titolo che è una canzone di un cantautore. Un cantautore che mi pare di... Lo hai sentito forse probabilmente da qualche questa parte. Questa canzone da morire. Quindi te la ricordi? Fai soffrire però...
fai soffritto. Aspetta, fai soffritto, però stavo partendo con la batteria. Ed è proprio la tua, Da morire di Massimo Di Cataldo, tratta dall'album Crescendo, ma questa è un'altra storia. E che succede? Che io ho sentito una volta una tua dichiarazione su questo pezzo che diceva: non è necessariamente dedicata a una donna, no? Perché sì, è vero, una donna ti può piacere da morire, fai soffrire, però sì, non ti so dire di no. Però tu dicesti una cosa che mi aprì un mondo. Ovvero? È la Nutella, parliamoci chiaro. La Nutella! Che cos'è? Sì, che... è vero, la Nutella è una di quelle cose che... Non gli, cioè, sai dire di no. Non puoi, assolutamente. Diventa una dipendenza, come comunque quella che abbiamo anche un po' da pasta asciutta, che io quasi quasi butterei. Sì, aspetta, vediamo se bolle. Bolle, quindi... Come Roberto. e metterei, allora, il sale grosso. Però specifica, sì, sale il grosso. Sale grosso, io tendenzialmente sale grosso poi scende fino, diciamo. Esatto. Che succede? Succede che io la metto sempre il sale grosso, un pugno tendenzialmente, sì. Lo metto sempre prima che l'acqua inizi il suo processo di ebollizione. Perfetto. In questo caso scuole di pensiero, scuole di pensiero. Poi, però devo dire che questa secondo me funziona, sì. E poi soprattutto te lo ricordi. Te lo ricordi perché dici l'ho messo, chi lo mette prima, chi lo mette dopo, se mette due volte è un casino, devi risciacquare, vabbè. Per quanto però, se tu la metti prima e dopo e te ne accorgi, il segreto potrebbe essere, lo dico agli amici a casa, di non salare troppo poi il condimento. Bravo. Quindi in questo caso io col pomodoro e quant'altro non salerei, qualora il sale fosse messo due volte, ma questo in questo caso non è successo. Io ti passo la pasta. Massimo Di Cataldo e la pasta dentro un contenitore. Che, mi piace. Aspetta, mi metto anche in postura. Ma la vuoi mettere te? No. Non lo so. Non mi permetterei mai. Ma no, io dottore. Ma prego. Allora, intanto mettiamo la pasta. Allora, facciamo una cosa. Ormai la tecnologia ci supporta, no? Sì. Tutti noi abbiamo un telefono. Ah, ce l'hai? Che succede? Che noi prendiamo il nostro telefono e facciamo così. Ok, Google. Metti il cronometro a 14 minuti. Quarto timer. Dai. Da 14 minuti. E la pasta è dentro l'acqua. Questo lo lasciamo da parte perché tanto chi se ne frega. Sì, no, questo non ci serve. Questo e non anche serve. Il telefono. Mettiamo qua cicci. Mi hai proprio... Ti è piaciuta sta mossa? Guarda che mossa. Sì. Perché io non porto l'orologio. Molto tecnologico in cucina. Questo nemmeno io, però ci devo provare con Siri. Lo fa pure lei, anche Alexa. Sì, anche Alexa. Però un consiglio, non sbagliare mai, se chiami Siri Alexa o viceversa si incazza da morire e non ti risponde. No, infatti no, mai sbagliare nomi con le assistenti, con chiunque del telefono, Siri, Alexa, con qualunque persona. Esattamente. Allora, che succede a un certo punto, Alessandro? No, vedi, ho sbagliato nome, sono un deficiente. Allora, che succede? Succede che noi abbiamo dei pomodori pelati, okay, che lasciamo un attimo lì a guardarci, perché è sempre un piacere essere guardati dai pelati. Il nostro amico Roberto Ciufoli ci guarda spesso, no? Questa è un'altra storia. E qui abbiamo la cipolla rossa, che ti dicevo è importante per il soffritto. Ora, olio. Tendenzialmente l'olio è il, secondo me almeno, ma ho sentito tanti chef dirlo, l'olio è la cosa principale di qualsiasi ricetta. Sì, se l'olio è buono, comunque hai meno possibilità di sbagliare il piatto. Quindi io so che questo è olio di qualità. Assolutamente. Con tutti gli ingredienti che usiamo qui, perché poi alla base della buona cucina ci sono gli ottimi ingredienti. Sempre comunque. Sono tutti ingredienti selezionati. Per quanto però il fatto dell'olio che sia migliore rispetto allo standard... Sì. E mi sento proprio di consigliarlo ogni volta che si parla di cucina, nel senso olio buono, poi tutto il resto può essere anche non il top di gamma, ma se l'olio partiamo è impreziosisce la base. Ci punta. Bene. Qua vuoi una mano? Da tagliare? Non sia mai. Non lo so. Guarda, aspetta, questo facciamo questo movimento, rimettiamo la cipolla qua che era coreografica per quanto riguarda la nazione Italia. Sì. E poi leviamo questo bel velo cipuddoso. Cipuddoso. Mi piace che sta diventando una cosa tipo Alessandro Borghese, quattro ristoranti. Sì, io infatti ti lascio fare perché stai dando un tocco di classe a questa cucina così, anche un po' istrionico. Allora, sai che ti dico? Che adesso io voglio fare l'ispezione della tua cucina e vedere se c'è del grasso qua sotto. 10! No. 10 al massimo. Allora. Sai che faccio io però? Sì. Intanto do una giratina qua. Mi piace il tuo modo di vedere le cose. Sai che succede? Poi si tacca la pasta sotto subito, è un attimo. Poi quando fai i piatti è un delirio perché per staccarla ti stirta dentro le unghie, visto? Davvero? Lo fa. Allora io la taglio grossa questa qui del soffritto. Mm-hmm. La taglio grossa perché mi piace che poi comunque sia si scioglie un po', no? Sì, però poi cioè... mi piace poterla masticare nei casi in cui rimane più grossa, okay, come insomma dimensione.
dopo il soffritto. Ecco fatto. Senti un po', ma te la pasta con pomodoro e basilico ti ha salvato qualche situazione quando stavi da sola a casa? Sempre, sempre, assolutamente sì, ma ancora oggi, voglio dire. Poi tra l'altro è una delle preferite di mia figlia, quindi cioè lei, se non le faccio il pomodoretto e poco poco basilico, e poi lo devo togliere, capito? Certo. Non, perché non le piace vederlo. Ah, non le piace vederlo o non le piace mangiarlo? Non le piace mangiarlo, però se sta nel piatto lo sposta, capito? Okay. Quindi, anzi, mi dice papà me lo levi per favore, capito? Certo. Quindi lo devo fare. Io ho un bel ricordo della Lu nel quale lei ingurgitava in maniera molto 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 avida il ketchup. Ah, il ketchup le piace tantissimo. Le piace tantissimo. Sì, 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 è vero. Allora, ah, questa la sto alzando perché altrimenti... Vai, alza l'acqua, alza tutto. Vedo che hai preso già dimestichezza. Caspita, sì. Perché poi mi diverto io in cucina, eh. Beh, infatti. Allora, per esempio, a casa con la mia compagna cuciniamo una volta io, una volta lei, e ci divertiamo in questo senso. Però sono più le volte in cui lei mi dà gomitate per spostarmi perché non ama che io faccia. Invece vedi come mi diverto, per me è un parco sì, giochi. Sì, 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 ti vedo. Ti vedo. Veramente come, secondo un bambino. Me, veramente un bambino con i giocattoli. Sì, perché è bello. Sì, 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 sì. Mi piace più cucinare che mangiare. Sì, sì, sì. E difatti abbiamo passato quel... diciamo quello sfortunato periodo dentro casa, no? Beh, in certo. Cui, e lì è chiaro che ci siamo dati da fare. Noi abbiamo fatto altrimenti. Sì, Abbiamo deciso, per non dover andare in giro dopo il lockdown con la carta d'identità per farci riconoscere dagli amici, guarda che sono io, ingrassando, abbiamo deciso di metterci a dieta. Sì. Ah, durante il lockdown? Sì. Ah, però. E quindi siamo riusciti ad avere una direttiva proprio di... Di dieta, di spesa, ci ha facilitato. Bene, fantastico. Tanto. Beh, allora senti, mentre tu mandi giù la cipolla, la prima cipolla. La prima cipolla, quella del soffritto, bianca. Esatto, noi nel frattempo lasciamo un po' in suspense, come si dice, suspense o suspense? Perché c'è chi dice suspense e chi dice suspense. In italiano invece come si direbbe? In attesa. Spasmodica? Sì, dai, aspettateci, torniamo subito dopo la pubblicità. Fai soffritto però, non ti so dire di no. Dimmi, eccolo qua, eccolo fai. Qua. Adesso sto spadellando sia la pasta, che la sto girando per non farla attaccare, ma anche il soffritto, sì, al quale ho aggiunto delle cose fondamentali. Ah, sì, tipo, dai. Due pizzichi di sale, okay, due pizzichi di pepe e un pizzico di peperoncino in frantumi. La fai bella briosa, diciamo, come abbiamo, molto abbiamo proprio aperto così. Molto briosa. Okay. E adesso con brio è arrivato il momento del santo pomidoro. Okay. Pelato, io preferisco sempre il pomodoro pelato a quello impastato. Questo è San Marzano, giusto? Questo è San Marzano, quindi, pomodoro ecco, pelato, lo mettiamo tutto. Ed è veramente molto importante sentire poi questo rumore. Sì. Ma quanto è bello. Ti dà proprio l'entità della meraviglia. Sì, 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 è lì che sta succedendo qualcosa, questa alchimia fantastica. Esatto, poi io amo sempre usare questo in legno. Che poi io, sai, un profumino. Caspita. Subito, sì. Dai. Ci inonda la cucina, questa bella cucina, come dicevamo, scandinava, sì. Ecco qua, sei curioso di mangiarla, eh? Sono curioso di mangiarla e sono curioso anche di vedere che non si attacchi quella lì. Pensa, no, no, che... ma tanto noi abbiamo Google lì che ci segue la cottura, eh? Vediamo quanto abbiamo. Quindi non ancora possiamo sbagliare. Vedi qua? Ci dice okay, proprio quanto okay, manca. Okay. Pensa che io non ero capace a spadellare come fanno quelli bravi, no? Gira tutto. Certo, vabbè, ma non so se si può fare anche col sugo così. Adesso no, prima con la direi cipolla proprio lo facevo. Con la cipolla sì. Perché è divertente. E ho imparato grazie al gioco del padel. Ah sì, perché sì, giochi a padel. Io gioco a padel. E sì, il movimento della racchetta di padel è una spadellata. È una spadellata vera e propria. E praticamente mi sono accorto poi in cucina che mi serviva per questo. Vedi, attenzione anche, cioè lo sport si può applicare anche alla cucina. Vai, sì, attenzione che adesso passiamo con questa qua. Cipudda rossa. Quindi, di Tropea. È proprio, cioè, la beatificazione. Secondo a me punto. Sì, secondo me sì. A proposito di beatificazione, tu sei... C'hai un a volte io ti ho visto anche nei panni, diciamo, un po' pretali, no? Sì, solo la domenica. Solo la domenica. Mi piace, mi travesto da prete e vado a fare messa. Sì, sì, sacerdote. È una cosa divertente. Qual è il tuo nome da sacerdote? Don Gabriele. Don Gabriele. Don quindi Gabriele. La Gabriello è proprio perfetta. In questo, certo, in di nome, di fatto, di personaggio, di cucina, di pasta, tutto, allora, tutto no, Gabriele. Diciamolo, perché
Gabriele interpreta un ruolo in un film, in una serie di film che adesso è arrivato alla 2, alla 3. Adesso è stato mandato in onda il 2. Il 2. Dindoni il ritorno, infatti. Sì. Il 2 e stiamo per iniziare le riprese del 3 e del 4. Del 3 e del 4, Dindon. Din Don, che è molto divertente, tra l'altro ci sono insomma illustri attori. Sì, abbiamo un Enzo Salvi in versione Non siamo angeli, ricordi Sean Penn? Sì, sì, come no. E Robert De Niro. Praticamente lui finge di essere un prete, ne escono fuori di tutti i colori. Sì. È molto divertente. È vero. È un film per tutti, poi è andato a Natale per 2 anni consecutivi, poi purtroppo questo non c'è stata questa possibilità nell'anno appena passato, però insomma tornerà e nel frattempo comunque sei in onda in questo periodo con Ricci e Capricci. Esatto. Stai girando già la seconda serie insieme ad Andrea Dianetti. Esatto, Emi Bergamo, Cri sulla Stafida, sì. Abbiamo finito adesso le riprese della quarta stagione. Addirittura. Con la regia di Paolo Geremei, è una soddisfazione grande. È molto divertente, ma leggero, sì. Però sai, sono quelle strisce che ti danno un po' di allegria, di spensieratezza, no? Sì, perché a parte che ci vuole sempre, credo. Sì, certo, assolutamente sì. Però quando parliamo di noi, no? E possiamo diciamo immergerci, metaforizzare, immedesimarsi quasi, certo. È sempre più divertente perché a me piace molto il fantasy, per dire, sì. Perché mi astrae, sì. Però rido molto di più con una cosa che mi riguarda personalmente rispetto a un qualcosa di assurdo, di astratto. Certo. Tranne Balle Spaziali, che per me è il massimo, però quello è demenziale, invece ecco, in questa situazione, però te la stai cavando molto bene, perché tu pensi che in realtà questa trasmissione, io ero partito che volevo intitolarla tipo Disastri in Cucina. Certo. E invece, sorprese? Invece non è troppo eufemistico, che il massimo in cucina è quello che stai dando te, mi pare, no? Vabbè, quindi... perché a me piace, io posso fare mille cose mentre cucino, non mi distrae mai. Sei multitasking. Sì, ce n'ho diversi, ti volevo chiedere una cosa, facciamo un po' di spoiler, chi se ne frega. Dai. Qual è il piatto che ti ha stupito di più finora in questa trasmissione? Beh, guarda, devo dire che ognuno ha portato qualcosa di particolare, di diverso, perché poi anche lo stesso piatto cucinato da due persone diverse è un piatto a sé. Sono tanti gli elementi poi, no? Che possono rendere, però sicuramente ecco, non so, la pasta con le acciughe di Francesca Lotta è stata molto, molto buona, eccezionale, anche la caponata di Emanuela Villa e poi... Questa cosa è proprio una caponata, si dice. Una caponata. Attenzione! È arrivato il momento! Google ci consiglia di togliere la pasta. Ora, bene. Signore che ci seguite da casa, è molto probabile che uno lo dobbiamo assaggiare, perché a volte il gusto è sempre personale. Ecco, vediamo tu come fai. Dai, io faccio di questo. Vediamo, fai così, allora, lo prendi. Lo prendo. Perché poi c'è sempre l'imbarazzo, poi dopo che faccio? Ah, sì, ma senti. Vai. Più caserecci di così. Ma vai ci così. Soffio, quindi non te la faccio assaggiare a te, va ma bene? Ma vai, ma fai tu, io mi fido. In altri tempi, magari si potrà fare. Eccola qua. Com'è? Oh, signora mia. Buona, fatta. Fatta, allora, scoliamo? La scoliamo. C'è bisogno di conservare l'acqua, no? Ho bisogno di presine, eccole. Vai con le presine. Guarda quanto sono belle. Queste sono state cucite a mano da Alessio Pizzotti, se non ho capito male, vero? Esatto, le esatto. Ha fatte a mano il nostro designer. E questa la scoleremo. Attenzione, sentiamo anche il rumore dello scarico dell'acqua, senti, eh? Ecco fatto. Sì. Allora, come dicevamo prima, si è attaccata una di queste. Una ci rimane sempre. Non facciamoci ingannare, non cerchiamo di toglierla senza acqua, perché sennò ci fa male. Lei rimane lì. Rimarrà lì. Che... Questi li mettiamo al loro posto, nella loro locassiao. Questo continua a girare. Ah, ho fatto un'altra cosa mentre parlavamo, vedi, del più e del meno. Sì, ho messo del basilico fresco. Questa la spegniamo intanto. Bravo. Tu risparmi sull'energia. Sì, a parte risparmio sull'energia, però mi preoccupo anche per quella pennetta che è rimasta lì, che nel frattempo... Esatto. Sì, capito. Potrebbe diventare un reperto archeologico. Allora, questo lo continuiamo a girare. Ci ho messo del basilico fresco. Basilico fresco, ok. Che è andato a, diciamo, a corroborare il sapore del restante piatto in maniera da rendere omogeneo proprio il gusto del pomodoro. Quindi ricordiamo. Quello che abbiamo messo? Vai.
fatto un bel soffritto di cipolla bianca, quindi olio e cipolla bianca. Poi ho buttato un po' di pelati, molti pelati in realtà, perché facciamo mezzo chilo di pasta, quindi due barattoli di pomodori pelati. E prima di buttare i pelati ci ho messo due pizzichi di sale, due pizzichi di pepe. E un pizzico di peperoncino. Frantumato. Oppure, se ne avessimo uno intero, uno solo. Un peperoncino intero. Secondo me, per non renderla troppo piccante, poi c'è chi ama il gusto piccantissimo, ne può mettere quanto ne vuole. E lo aggiungi dopo, in secondo modo. Poi si sa, no, la pasta va a sentimento, quindi qualsiasi cosa ti possa piacere o meno. E quando c'è sentimento, non c'è mai pentimento. Non c'è mai pentimento, è vero. Nero per caso, tra l'altro, tu, Per caso, sei assolutamente. Per caso. Allora, che facciamo? Questa qui, per condirla, io in genere, che ho un pentolino più grande di questo, la butto direttamente nel pentolino. Sì, lo sai che puoi fare? Poi, sì, è quello che stavo pensando di fare. Sì, 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 utilizziamo la pentola. Però sai che facciamo, Massi? Secondo che facciamo? Me, che secondo facciamo? Me conviene. Leviamoci l'impaccio e l'impiccio di questo pezzettino di ma pasta. Ma poverino. La voglio levare, la voglio levare. Perché sei, è simpatica. Sei un preciso anche tu. Disturbo ossessivo compulsivo. Questa pennetta, vedi che è ancora viva, ma noi la buttiamo direttamente nel cestino. Poi riaccendiamo, attenzione. Riaccendiamo. La piastra, è vero? Però la mettiamo bassa. La sì, metti bassa? Grazie. Allora, facciamo questa cosa. Questo lo spegniamo. Questo lo diamo al gatto. Questo lo dà una cimice. Allora, vai. Butta dentro. Insieme? Vai, vai, vai. Prima cosa... quella lì, che non c'è nessun tipo di problema. Bene. Voilà. Qualche pennetta esce sempre, tranne Flavia, che è sempre dentro gli open. Allora, questa era una bella stupidaggine. Aspetta che ci devo ci pensare un pensare attimo, un però. Okay. No, Flavia pennetta non esce mai, no? Allora, questa qui la possiamo togliere di mezzo, la mettiamo qui. Attenzione. Okay. Con i due strumenti che abbiamo utilizzato per girare la pasta e per girare il sugo, andiamo a condire, perché io ottimizzo anche. Questo ti occorre, poi ce lo rimetti ce lo mettiamo adesso, guarda, se lo tieni lo mettiamo praticamente subito. Io ottimizzo anche le cose che uso per non sporcare troppo. Cioè non uso 200 posate, 200 cose. Vabbè, ma quando si sta in casa è normale, no? Cioè, c'è chi noi dice... Noi stiamo cucinando per, insomma, voglio dire... Dici sporcare tanto? Tra noi, anche... Voglio dire, no? No, io a casa proprio, cioè, pure fai le due da cose, solo, non voglio sporcare troppo, perché poi mi rompo poi dopo la dico, mano. Certo. Quindi cerco di sporcare il meno possibile. Invece ci sono chef, tipo mio suocero, che sporca tantissimo. Che utilizza tutte le cose che c'ha a disposizione. Perché lui ama il discorso della cucina vissuta. Quindi dice, se cucino, la cucina deve essere completamente sottosopra, perché vuol dire che ho cucinato con amore. Allora, anzitutto ti dico una cosa, scusa se ti interrompo, ma sento un profumino. Ma io ti ringrazio. Che è una cosa... Ma questo è il triangolo del gusto. Ma allora, sì. Vai, butta dentro il questo? Intero così? Intero, così com'è. Bello come il sole, fresco. Voilà. E lo continua a girare. Che perché... gli dà quell'aroma che piace molto, ecco, dicevamo prima anche alla mia bambina, le piace molto... L'aroma del basilico, però poi dopo me lo mangio io. A te il mojito piace? A me il mojito piace, però nel mojito ci va... La menta. Ma anche col basilico si no, può no, fare. No. C'è la variante, c'è? Sai, l'hanno fatto. Un cocktail col basilico, questo non so qual è. A ma... me piace il Moscow Mule, ti ricordi? Non me lo ricordavo. Io penso che una sera ne abbiamo bevuti, ovviamente eravamo a piedi, non dovevamo guidare, eravamo posto, su un'isola. Su un'isola, non c'era nulla da fare, ma ne abbiamo bevuti almeno 12. 12 ciascuno, ovviamente. 12 Moscow Mule, vabbè, siamo diventati bei ricordi, russi. Bei ricordi, sì. Siamo anche diventati... Anche perché poi non mi ricordo più niente. No, anche io parlavamo di russi a noi, quello momento di parlare. Ascolta, io vado a prendere i piatti perché mi sa che è arrivato il momento. Sì, praticamente sì. Che cosa c'è lì? Il parmigiano. Ah, vedi, questa è una cosa che ti devo chiedere però. Tu ami di più il parmigiano squagliato in cottura o lo ami a crudo sopra? Ma guarda, a crudo sopra non mi dispiace perché poi lo posso anche... Sono d'accordo con te. Sì. Quindi che faremo adesso con questa qui che abbiamo utilizzato? Ecco il parmigiano. Parmigiano. Guarda, oggi non abbiamo Moscow Mule, però ti offro un bel bicchiere di vino. Non si rifiuta mai. Lo preferisci bianco o rosso? Devo dire la verità, io amo particolarmente il vino rosso, quindi se ci fosse rosso io sarei molto contento. Max, con questo piatto probabilmente ci va il bianco, però in onore... A te quest'oggi apriremo un bel rosso. Ma che meraviglia! In the circle of life, sai, quel mestolo.
veramente. Ah, la schiumarola. Io amo molto la schiumarola, sai perché? Questa si chiama schiumarola? Esatto, perché non tutti sanno che si chiama schiumarola. La vecchia non voleva morire, eh? Esatto. Perché c'è sempre da imparare. Sempre io non la sapevo questa cosa. La schiumarola. Non era quella con i bucarelli, cioè. Esatto. Invece il fatto che si chiami schiumarola, io lo trovo affascinante. Uh-huh. E mi fa sempre stare a petto in fuori, perché dice, ma la schiumarola? Sì. Si chiama proprio così. Guarda che bello impiattamento, lo mettiamo solo da una parte. Vai, perfetto. Ti piace? Mi piace tanto. Che poi uno può anche rintruzzare, come si dice a Stoccarda, cioè ritornare nella pentola principale e rimettere qualcosa da mangiare nel piatto e poi. Sai che c'è? Che poi col pelatino che sbuca fuori così. I know. Cioè è perfetto, vedi, ci sta il pomodorino pelato, il basilichetto che. Che si vede. Cioè è fatta. Attenzione, guarda. Beh, un po', senti, con le mani, perché con volevo mangiarla con le mani, no, ah, ecco, già ero pronto. No, facciamo con meccaniche. No, ti vorrei mettere il parmigiano con vai, le mani. Butta giù. It's possible? Ma che scherzi. Guarda che meraviglia. Vai, vai. Lo mettiamo a così, ne metto abbondante, diciamo, okay, perché perfetto, poi perfetto. Uno sempre a sentimento ne mette quanto ne vuole. Che ne pensi? Penso che sia pronta da gustare. Un po' di parmigiano? Che ne dici? Andiamo a tavola? Andiamo, va. E dai. Lo porto però, Porta, mai. Porta, non si sa mai. Dove andiamo? Di là, di là, di là. Prego, si accomodi. Grazie. È una ricetta interessante, molto ricca. È un piatto profumato, saporito. Ha una base dolce, ma allo stesso tempo è sapido. E soprattutto c'è una piccantezza data dal peperoncino e anche dal pecorino. Quindi io rimarrei su un vino profumato, ma allo stesso tempo morbido. E sbizzarritevi con due opzioni. Una Malvasia Pontinata Laziale, oppure se vi volete spostare in una delle zone storiche del vino italiano come Bolgheri, un bel Vermentino Toscano. Allora, ecco, rosso. Sempre una gioia. Sempre rosso, come si suol dire, come... Un amore che non posso, diceva, diceva Ambra, diceva tante cose che però non ripeteremo. Però in questo caso possiamo, io direi, no? Possiamo. Pasta rossa, vino rosso, cuore rosso, tavolo rosso, poi? Amore, amore, passione, ha, sole, cuore, amore. Evviva. Tra l'altro è molto buono e vedo anche molto graduato. Sì, 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 non è abbastanza generale, strong. Proprio. Sì, 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 sì. Ma se è buono che è il vino. È buono, vero? Vero, vero. Beh, sentiamo invece questa Gabriello da morire, se veramente sì. Mi farà morire. Sono curioso. Pensa, dici, mi fa schifo, io ci rimango malissimo. Parla tu. Ne parliamo dopo, benissimo. No, io sono più contento dell'assaggio altrui che del mio test, perché vediamo se si è amalgamata. Il sapore sincero, cioè il piatto semplice però onesto, non so come dire, vince sempre secondo come me. Come diceva quello in Donny Brasco, che te lo dico a fare. Che te lo dico a fare, che te lo dico a fare. Allora grazie Gabriele Garbotti. Grazie a te. A presto. E noi continuiamo con la Gabriella. Mangiate italiano, più che altro, secondo me. Cioè, nel senso, poi mangiate quello che vi pare, ovviamente. Però italiano, non so, io sono dell'opinione che... Che te lo dico a fare?